Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti. Eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno martedì 6 agosto, trasfigurazione del Signore Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione di tuo Figlio unigenito hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè e di Elia, nostri padri, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che ascoltando la parola del tuo amato Figlio diventiamo coeredi della sua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Mi ha sempre colpito il fatto che gli apostoli, dopo la Pasqua, ogni volta che hanno incontrato il Signore Gesù risorto, hanno faticato a riconoscerlo. Dalla risurrezione in avanti, infatti, Gesù si presenta a noi in modo inaspettato e quasi irriconoscibile. Quello che era avvenuto durante la trasfigurazione, in un istante di illuminazione interiore, quando i discepoli avevano contemplato la luce splendente di Gesù e rimasero con la faccia a terra presi da gran timore, ora diventa il modo ordinario per noi di poterlo incontrare. Questo è il nostro modo ordinario di incontrarlo, ma non nel senso che ci capita tutti i giorni, ma nel senso che il nostro incontro con Gesù ora avviene solo attraverso una illuminazione interiore, altrimenti non lo incontriamo. La trasfigurazione non è un miracolo che avviene tutti i giorni, è invece un momento di grazia che può avvenire poche volte nella vita e che poi deve essere custodito per sempre nel proprio cuore. Per questo oggi vi invito a ricordare un momento di grazia particolare che ha toccato la vostra vita. E se non vi viene in mente subito, fermatevi a pensare. Almeno un momento in cui hai sentito che Gesù si avvicinava a te per confortarti. Ci deve essere stato. È che forse adesso non lo ricordi, forse hai permesso alla sofferenza di oscurarlo. Ma datti da fare. Cerca e ricerca finché non troverai dentro la tua anima un ricordo di quanto ti sei sentito scaldato da un raggio di luce proveniente da Gesù. E poi conserva questo ricordo e lascia che continui a illuminarti nei momenti difficili. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di YouTube e in altri modi vi unite alla comunità del Vangelo con i commenti e la condivisione, collaborate alla diffusione della parola di Dio. Dio vi benedica, pace e bene. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo Betty. Bravo.